quello che mi preoccupa è... è quel ragazzo che ho appena visto. Quel ragazzo nuovo. Quale ragazzo? Uno che si chiama Gioacchino. Mi sembra che sia l'addetto alla manutenzione. E perché ti preoccupa? Non lo so, ma c'è una cosa che mi è sembrata strana. L'ho visto in cucina che si portava via del cibo mettendolo in una busta e mi ha detto che era la colazione per il suo capo. Non so. Bene, allora dovremmo avvisare la polizia. Può darsi che sia complice di mia sorella, no? Ci dovete aiutare, ormai non la sopporto più. Dai, ragazzi, non state esagerando un po'? Esagerando? Non penso proprio, tesoro. Non sai quanto sia brutto stare chiusa con lei nella stanza mentre fai il vigile. È il peggiore degli incubi. Ma se Rita non è quella di prima? È cambiata, Augusto, è cambiata molto. È molto peggio. E cosa possiamo fare? Non lo so, non per niente siete nostri amici. Pensateci bene, ragazzi. Aspettate. Cosa c'è? Ho un piano. Beh, alla fine Ivo aveva ragione. La vostra è una pura vendetta. No, proprio per me. Sì, è così, perché nonostante pensavate che l'abbigliamento non fosse adatto al matrimonio, ve lo sareste messo. Perché non stai zitto, amore? Sei insopportabile, non sai niente di niente. Gaia, facciamo una cosa. Facciamo come se qua non fosse successo nulla, ok? Ah, sì? E questo che vuol dire? Questo vuol dire dimenticarvi della proposta che vi abbiamo fatto. Ripartiamo da zero, ragazze. State tranquille. Ragazzi, giusto. Perché non andiamo? Bene? Ci vediamo. C'è la polizia al piano di sopra, ci troveranno, è pericoloso. Sicuro di quello che stai dicendo? Sicurissimo, oltretutto il papà di Luna ha chiesto una squadra speciale per controllare ogni angolo del collegio. Ci troveranno, Renata, ci prenderanno. Perché non vi consegnate? Ma non vedete che non avete scampo? Perché non stai zitto? Perché non stai zitto, tesoro mio? Muah! Eh? Va bene. Immagino che tu abbia un piano, vero? No, immagini male, non ho nessun piano, non ho pensato a niente. Papà, credi che Alessio stia ancora nel collegio? Sì, tesoro mio, sì. E la cosa più importante è che anche la polizia ne sia convinta. Secondo me è ancora qui, alla Mastery. Che succede, Victoria? Perché quella faccia? Andiamo, non la voglio vedere così. Ho preso una decisione. Quale decisione? Chiuderò la Mastery School. Cosa? Victoria dice una cosa simile. Perché sono stanca, Guzman. Non ne posso più, sono stanca. Abbiamo avuto troppi problemi e sono successe tante cose brutte qui. La verità è che non mi importa più niente se non c'è Alessio. Perdonami, Miranda, ma tu non hai nulla a che vedere con questo, però la vita non ha senso se non c'è Alessio. Perdonami anche tu, Luna. Pensavo di essere molto più forte, ma si vede che mi sbagliavo. Non resisto più, non ho la forza di andare avanti. Deve stare tranquilla, troveremo presto suo figlio e saremo tutti felici come ci meritiamo di essere.
È una bellissima prospettiva, davvero la ringrazio, ma dice così perché è il my man. Invece è chiaro che sono solamente belle parole, perché la verità è che mio figlio non c'è e mi manca. Si calmi. Scusate, vi sembra che sia questo il momento di pensare a certe cose? Alessio è sparito e voi tirate fuori queste stupidaggini, ma che avete in testa? Vediamo se riusciamo a capirci, è probabile che non ci sarà nessun matrimonio e voi fate i cretini. Sì, ragazzi, così non ci siamo, quello che state facendo non va bene, vestitevi come volete, fate quello che volete. Ma abbiate un po' di rispetto, almeno pensateci, l'atteggiamento che avete assunto è ridicolo, ragazzi, lo capite? Mi sembra che ci troviamo in una situazione molto complicata. Non lo so, almeno rifletteteci. Andiamo, ragazze? Andiamo. Credo proprio che questa volta abbiano ragione. Hai sentito? Hai sentito bene? Sì. Hai capito quello che ti ho detto? Sì, perfetto. Hai capito quello che devi fare? Sì, è Guarda tutto che anche un solo sbaglio può complicare le cose, eh? Perfetto, ho capito tutto, tranquilla. Ci siamo. Bene, adesso aiutami a nascondere Alessio nel bagno. Lì di sicuro non lo andrà a cercare la polizia, va bene? Aspetta, Renata, aspetta. Che c'è? Ti voglio dire una cosa. Che cosa? Io lo sapevo che ti sarebbe venuta in mente qualcosa. La verità sì, è che ovvio. Tu sei molto intelligente, capisci sempre tutto. Ero sicuro che qualcosa ti sarebbe venuta in mente. Sì, lo so, va bene, grazie, ora andiamo. Aspetta, Renata, c'è un'altra cosa. Visto che c'è la polizia in giro... Sì? Beh, ecco, io non voglio andare in prigione. Oh, non voglio andare in prigione! Ormai è fatta, se io cado, cadi anche tu. Sei in ballo ora. Che possiamo fare? È tardi adesso per tirarti indietro. Dai, dai, aiutami! Da sola non ce la faccio, mi puoi aiutare? Mi puoi aiutare? Renata! Mi aiuti o no? Brava, resta a dormire qui, ci penso io a te. Sei coperta bene, mamma? Eccomi, ho portato un bel tè caldo. Avanti, non si scoraggi adesso che siamo sul punto di concretizzare, Victoria? Ah, Guzman, me ne voglio andare, voglio andare via. Ma dove vuole andare? Non ha importanza, qualunque posto va bene, fa lo stesso. Non lo sopporto più questo collegio dove abbiamo passato tante disavventure, sia i nostri ragazzi che noi. Voglio andarmene, non mi importa di niente. Victoria, lei sa che amo tanto Alessio e che sarei capace di fare qualunque cosa purché ritorni, davvero. Ma non sono d'accordo con quello che dice. In questo collegio sono successe tante cose belle. Ci pensi? Ad esempio, sia lei che io abbiamo conosciuto Alessio qui. Lei si è innamorata del mio papà. E io ho ritrovato mia sorella. È vero quello che ha detto. E la commedia musicale è stata fantastica. Mm-hmm. E Toto e io abbiamo quasi finito il blog. Non è così male, mamma. Avete ragione, ma io sono davvero stanca. Sono stanca e stanca. Che devo fare? Non voglio più andare avanti. No. Ragazze, mi lasciate parlare un minuto da solo con Victoria? Sì. Andiamo. Mi ascolti. Lei sa che io la amo, no? La prego, non voglio vederla soffrire. Basta, basta con le lacrime, basta piangere. Non voglio vederla così sconfitta. Lo sa cosa mi diceva mio padre quando ero triste? Lui mi diceva sempre non darti per vinto, neanche quando sei vinto. Grazie, Guglielmo. Oh. Mi ha chiamato Guglielmo? Sì. Come suona bene il mio nome sulle sue labbra? Ho tanta paura. Venga, abbracciamoci, venga qui. Ecco, così brava. Le regalo la mia spalla, Il mio cuore è già suo. Deve sapere che c'è una sola cosa che davvero mi rende felice, che mi è capitata in questo periodo. Innamorarmi di lei. Bene. Si vede che a qualcosa servo. Ci
ti giuro che non so che fare. Non so che fare, ho paura che gli faccia qualcosa. Tranquilla, Luna, vedrai che non gli farà niente. È ossessionata, Renata è ossessionata. Sta male con la testa, è pazza, è capace di fare di tutto. Hai sentito quello che ha detto Guglielmo? Hanno chiesto i rinforzi, dobbiamo fidarci della polizia, sì, lo troveranno. Sì, ma da quanto tempo sta con lui? Potrebbero essere dall'altra parte del mondo. Sì, ora. Più positiva, per favore, fare così non serve a niente. Non so che fare. Non gli succederà niente. Ne sono sicura. Permesso. Scusatemi, ragazze, ci sono novità? No, non sappiamo niente. Ho incontrato Toto e mi ha detto che Victoria vuole chiudere il collegio. Sì, e da quello che sembra è una cosa definitiva. Non ci possiamo fare niente. E va bene, noi magari no. Ma se trovassimo qualcuno che riesca a convincerla? A chi stai pensando, Lucilla? Non lo so. Felipe, magari. Felipe può riuscire a convincerla, che ne dite? Siamo proprio scemi. Anche se mi costa ammetterlo, questa volta le ragazze avevano ragione. A me sembra una stupidaggine. Con tutto quello che sta succedendo nel collegio, pensano solo ai vestiti. Aiutatemi, ragazze, perché io non li capisco. Sì, in ogni caso siamo tutte d'accordo sul fatto che non siamo state poi così brillanti, diciamocelo. Vi rendete conto del disastro che è successo per una stupidaggine? Stupidaggine? A me non sembra una stupidaggine. Sì, e tu dovresti saperlo più di tutti, perché è stata una tua idea, Ivo. Ah, un'idea mia? Che cerchi di dire? Che è stata colpa mia? Stai dando la no, colpa a me? No, non do la colpa a te, ma devi ammettere che è stata una tua idea quella di vestirci da caraibici al matrimonio, o no? Ma era uno scherzo, che cosa vuoi che faccia? Fate quello che volete, ma stavolta abbiamo esagerato. Sentite, non sarebbe più facile dire la verità e finirla con tutta questa storia? No, mai. Mai, perché questo, pensateci bene, significherebbe dargli ragione ed è una cosa che non farò mai. No, Gaia, significherebbe essere oneste. Vediamo, ragazze, il patto che loro hanno fatto con noi non era di dire sempre la verità, di non mentirci mai. Allora ditemi perché è tanto difficile essere sincere. Luce ha ragione, Gaia. Non può essere che per una sciocchezza simile litighiamo con i nostri ragazzi, lo capisci questo? Se continuiamo con le nostre convinzioni, riusciremo soltanto a perderle. No, ragazzi, non si può. È davvero un peccato che per uno scherzo ci siamo ridotti così. Dobbiamo chiedere scusa e dire la verità. Bene, metti la mano, Alessandro. Sono d'accordo. Ivo? Ivo? Ivo. Va bene. Bravo. Chiedere scusa e dire sempre la verità? Chiedere scusa e dire sempre la verità. Sì. Mi scusi, ci sono novità? Negativo. Ah. Non abbiamo trovato niente. Sfortunatamente non ci sono tracce né di Renata né del suo futuro genero. No, non dica così, la prego. Guardi, queste sono le chiavi di tutti i locali del collegio. Perché non li controlliamo uno per uno? Sono certo che quella pazza sia nascosta in una di queste stanze. Non si preoccupi. Controlleremo in tutti gli angoli. Se si trovano ancora nel collegio, noi va li troveremo. Va bene, adesso vado. Sì. Qualsiasi cosa mi... Sì. Mi informi subito. Sì, stia tranquillo, la terremo informata. Senta, quanti uomini abbiamo a disposizione? Si fidi di noi, li troveremo presto. Continuate a cercare quanto volete, tanto non mi troverete. Diego, le posso fare una domanda? Sì, certo. Lei sente nostalgia di Rita? E perché mi fai una domanda come questa? È una questione personale. Ecco, e decido di non risponderti. Ti dispiace? Dai, non faccia così. Rita le manca tantissimo, dai. Si vede lontano un miglio. Lontano un miglio? Ma per favore, già. Sono cose mie. Perché dovrei rispondere a voi di... Diego. Di quello che succede nella mia vita privata? Diego. Sì? Perché si vergogna così tanto? È una cosa normale. Quando vuoi bene a una persona è giusto che ti manchi. Ah, sì, sì, sono d'accordo con te. Ma non vedo perché dovrei parlarne con voi. Aspetti, Diego. Perché non la invita a prendere un gelato o un frullato o una cosa del genere? Hai ragione, è una sì, buona idea. È un'idea. Sì, sì, si potrebbe fare, ma non adesso. Perché? Perché devo prendermi cura di voi. Ma noi possiamo farcela benissimo da soli, siamo grandi, sa? Che cosa credi? Ah, sì. Sì, Diego, noi possiamo andarcene in camera, ci vediamo un film con le ragazze e voi approfittate dell'occasione e vi andate a fare una passeggiata. Sì, sì, è un'ottima idea. Noi chiudiamo la porta a chiave per stare più al sicuro. Lei vada, così la può conoscere meglio. Allora, che ne dice? No, credo che farò come ho detto, sul serio. Qui la priorità siete voi. Basta così. Silenzio, ora prendiamo il sole. Andiamo, bambine? Andiamo, piccole mostriciattole. Voglio che il giardino sia splendido. Divine. Così, con tanti fiori, sistemato, tutto annaffiato. Così, come piace a me. Rita,
Non è che per caso lei è la fidanzata di Diego? Perdon? Non so, mia cara, di cosa lei stia parlando. Rita, non deve vergognarsi. Lei sa bene che l'amore è la cosa più bella che ci sia. E comunque, lei e Diego siete una coppia bellissima. Sì. Lo pensa davvero, tesoro? Sì, assolutamente. E lei che ne pensa, cara? Ovvio, Rita, ovvio. No, mi piace, sì. Ok. Sapete che vi dico? Che sì. Tutto questo a me piace molto. Lasci stare i miei occhiali. Ma quello che mi piace di più è che ora vi mettiate a pulire il giardino. Così come vi ho chiesto. Voglio fiori. Non toccare i miei trucchi. Fiori. Amore. Fiori, amore. Amore e fiori. Ah, che giornata. Che fatica. Al lavoro? Gioacchino, vero? Sì, Gioacchino. Questo è il ragazzo di cui le ho parlato, agente. Però io non ho fatto niente, glielo giuro. Non essere nervoso, ragazzo. Il signore qui mi ha detto che ti occupi della manutenzione. Sì, certo, è il mio lavoro. L'altro giorno ti ha visto uscire dalla cucina con una borsa piena di cibo. Sì, il signore ha ragione, ma l'ho fatto solo perché me l'ha ordinato il mio capo. Solo per questo, lo giuro. Va bene, ora chiederemo conferma al capo della manutenzione e non ti succederà nulla. Però, agente, lei non vorrà mica arrestare no, me. No, perché? Dici che dovrei arrestarti? No, certo che no. Ti consiglio di restare a disposizione, nel caso dovessi farti altre domande. È chiaro? Sì, agente, come no. Bene, io mi ritiro. Ho ancora molto lavoro. Per qualunque cosa mi chiami al commissariato. Loro sanno sempre dove sono. Grazie, agente, grazie. Scusa. Pronto? Ciao, Felipe, sono io. Che cosa succede? Dove sei? Sono a casa di Victoria. Devo dirti una cosa. Ho appena saputo che Victoria vuole chiudere il collegio. Come? Sì, per quello che è successo ad Alessio. L'ha presa molto male e non vuole più saperne niente. Vuole chiudere il collegio. Stai tranquilla, sto arrivando. Ciao. Tutto a posto? Non ti sembra di essere un po' troppo curioso? Mi scusi, ho visto che era nervoso e ho solo chiesto se era tutto a posto. Mi perdoni? No, tutto bene. Sono nervoso per alcune cose che stanno succedendo. Niente di più, solo questo. Sì, immagino. La verità è che so che è un brutto momento per il collegio. Posso farle una domanda? Sa se la polizia ha già perlustrato l'edificio? Sai, ci sono domande a cui non ti posso rispondere. Perché no? Perché non ti riguardano. Solo per questo, nient'altro. Io ti consiglio una cosa, non ti intromettere nei problemi degli altri. Fai il tuo lavoro e basta. Chiaro? In caso contrario comincerò a sospettare di te. In che guaio mi sono messo? Coincidenza, vi stavamo proprio cercando. Sul serio? Sì, volevamo parlare con voi. Guarda che coincidenza, anche noi volevamo parlare con voi. E di che cosa si può sapere? Si può sapere, però prima le signore. No, voi siete arrivati fin qui, quindi parlate prima voi. No, siamo troppo cavalieri per parlare prima noi. È giusto che cominciate voi, altrimenti possiamo poi... Possiamo smetterla con questa scenetta e andare al sodo? Sì. Va bene. Così valoroso, così forte. Prego. Ah. Permesso. Avanti. Posso entrare? Sì, entri pure. Ha avuto notizie? No, nessuna novità. Ho capito. Victoria. Sì? So che hai intenzione di chiudere il collegio. È la verità. È la cosa migliore, io non...
Non posso più andare avanti così, sono successe troppe cose. E anche se mi dispiace, è la cosa migliore per tutti. Sì, beh, lei sa quanto è importante per me questo posto. Ho superato tante cose per arrivare fin qui. Lo so. Ma è una decisione presa. Ma perché? Non lo capisco. Perché abbiamo sofferto molto. Abbiamo passato cose molto brutte. Io sono stanca e credo sia meglio per tutti. Sì, ma lei sa quanto è importante per me questo collegio, no? Quante cose ho dovuto superare per essere qui oggi. Lo so. Ma ormai la decisione è presa. La verità è che sono molto affezionato a questo posto e senza di lei non sarà più la stessa cosa. Questo collegio è così proprio grazie a lei. I ragazzi hanno bisogno di lei, io ho bisogno di lei, tutti abbiamo bisogno di lei. E io ho bisogno di mio figlio. Presto lo troveremo, lo stiamo cercando. Ascolti, Felipe, io la ringrazio per tutto quello che ha fatto per la Mastery School, però ormai io ho deciso e nessuno mi farà cambiare idea. Va bene. Se questa è la sua ultima parola. Può riunire i ragazzi, voglio parlare con loro. Sì. Mi dispiace. Io non mi dimentico delle cose, sai? Sei stato molto cattivo con me. Renata, ho bisogno di parlare con te. Ah, sì? E di cosa? Della fine del nostro rapporto. Che? Renata, perdonami, io non sono più innamorato di te. E sarebbe molto poco onesto da parte mia non dirtelo e mantenere una relazione che non ha futuro. Renata, io ti chiedo perdono, però la verità è che io non sento più quello che sentivo una volta. Perché? Mi sento male, mi manca l'aria. Renata, no! Renata! Mi hai fatto molto male. Tu non sai quanto male mi hai fatto. Alessio, lascia che ti spieghi, per favore, ti prego. Non c'è nulla da spiegare, è tutto molto chiaro. E non voglio ripetere quello che ho già detto. Alessio! Renata, tra noi è finita. Per sempre. Mi devi credere, per favore. Io tutto quello che ho fatto l'ho fatto perché ti amo. L'ho fatto per te e perché muoio se non sono al tuo fianco. Ti chiedo di andare al collegio, prendere le tue cose e andartene. No, tu non puoi farmi questo. Sì che posso. E lo faccio. Renata, mi sono stancato di te. Io mi sono innamorato di Luna. Ma la sai una cosa? Me la pagherai. Tu e la tua fidanzatina me la pagherete cara. Pensavate di potermi fare questo? Pensavate di poterlo fare? Io sono più furba di tutti voi messi insieme. Entra. Siamo rovinati, Renata. È finita. Che cosa c'è ora? C'è che sospettano di me, ecco che c'è. Tu sei un idiota! Renata, che cosa devo fare? Stanno controllando tutto l'edificio, mi arresteranno. Oddio, che imbecille, imbecille! Tu non rovinerai questo momento, né tu né nessun altro, hai capito? Nessuno! Dopo tutto quello che ho fatto, nessuno! Oh, imbecille! Dio! È stata una burla, uno scherzo. Sì, esattamente, è stata una specie di prova. Esatto. O forse è meglio dire una sfida. Non prendetela troppo male, ragazze. Stiamo cercando di essere il più sinceri possibile. Non so se questo sia giusto o sbagliato, ma è così. E tanto per cambiare ci siamo fatti prendere la mano. Beh, se è così, allora è giusto che anche noi ammettiamo che volevamo mettervi un po' sotto pressione.
Certo, per mettervi alla prova. Sì, ecco, eravamo arrabbiate perché voi non stavate facendo quello che volevamo. È vero, ma abbiamo imparato a nostre spese che non va bene quello che abbiamo fatto. Queste cose non si fanno. Lo penso anch'io. Ognuno ha il diritto di fare quello che desidera. Nessuno ha il diritto di opprimere l'altro e obbligarlo a fare quello che non vuole. No, neanche in nome dell'amore. Sì. E quindi se voi volete andare vestiti da caraibici, perfetto. Noi andremo vestiti eleganti e basta. Non c'è nessun problema. Dopotutto, che male c'è? Certo, non metteremo il muso lungo e balleremo con voi comunque. È tutto a posto. Sì. E comunque, ragazze, non lo possiamo negare. Eravate incredibili, divine. Sì, è la verità. Vi abbiamo prese in giro solo perché eravamo gelosi. E non eravamo disposti ad accettarlo. Qualsiasi altro motivo, ma la gelosia, no. Bene, allora io, amore mio, ti prometto che non ti obbligherò mai più a fare qualcosa. Io non nasconderò mai più quello che sento, anche se si tratta di gelosia. Hai sentito? Che cosa? Ti faccio la stessa promessa. Beh, io non so se posso prometterti una cosa del genere. Non voglio dirti quando sarò geloso e quando no. Scherzo. Anch'io prometto di essere sempre sincero. Ti voglio soltanto per me. Anch'io ti voglio soltanto per me. E ti prometto che non ti chiederò mai più di cambiare qualcosa di te. Diego, Victoria ha deciso di chiudere il collegio. Non capisco perché. Perché sì, perché lei è molto angosciata e dopo quello che è successo con Alessio non riesce a superarlo. Ah, è per questo motivo? Sì, è così. Ha preso già la sua decisione. E adesso i ragazzi, noi, che fine faremo? Non lo so, dobbiamo pensare a quello che fare. Nel frattempo avvisa Rita, ci vediamo tutti nell'atrio, va bene? Va bene. Ciao. Diego, abbiamo sentito tutto. E non vogliamo andare via. Esatto, io vivo qui con mia sorella, non voglio andarmene. Questa è casa nostra, Diego, per favore, no. Faccia qualcosa, per favore. Si sieda. No, per prima cosa volevo dirle grazie, Guzman. Di niente. Può chiudere la porta? Sì, la chiudo subito. Oh, quante cose ci sono qui, che carino. Questo lo usavamo per giocare con i bambini quando erano più piccoli. Sì, anche questo. Ah, guardi il libro di latino, non sapevo che stesse qui. Verbi grazie. Verbi grazie, si ricorda? Volevo dirle che voglio essere presente quando informerete i ragazzi che la Master School chiude, d'accordo? Certo, va bene. Ah, che bello quando giocavamo con i ragazzi. Quanti scherzi. Sì, con questo. È vero, anche a me. Proprio quando stavo per dirle quello che sentivo. Quanti nel sogni, mio cuore. Non è vero? Il suo cuore, il mio. Non sente quello che sento io. Quanti sogni e quanti progetti e quanto abbiamo lottato tutti i professori, dal primo all'ultimo, Puceda, tutti. Per portare avanti la Mastery School ci abbiamo lasciato la vita qui. Un metro e mezzo è considerata da tutti una buona distanza tra un alunno e un altro alunno. E probabilmente tra Geronimo e Clara c'era meno distanza a meno. Mi scusi, quel probabilmente nasconde un dubbio. Lei l'ha misurata esattamente? No. Bene, allora il giorno del suo compleanno le regalerò un metro. Questo naturalmente è permesso, no? Controllo nel manuale di comportamento. Per il personale è permesso. Oh, ma che fortuna! Grazie mille! I fiori o qualsiasi altro prodotto o elemento della natura non devono mai essere utilizzati come regalo. Ed è chiaro, signora, che Clara e Geronimo hanno commesso una grave mancanza. Oh, guardi, manuale di comportamento della Mastery School. Il famoso regolamento della Mastery School. Si ricorda? Come faccio a non ricordarlo? Ah, mi ricordo di quel giorno che mi trovavo qui e all'improvviso entrarono i ragazzi. Augusto, Tobia, erano così piccoli. E mi hanno ricattato, Guzman. Così ora sappiamo che lei ha un altro figlio. E questo altro figlio è lui. Scusate, vi ho interrotti. Era no, la foto! La foto è mia.
E quello che è mio, potete andarvene. Noi volevamo solamente parlarne. Ah, quello che è mio e me lo riprendo. E le cose degli altri non si toccano. Ora andate, ragazzi. Mi scusi, se disturbo. No, posso... no, prego. Grazie mille per avermi riportato. Pua, calmati, pua. Questi ragazzi sono terribili, sono... È successo qualcosa di grave? Sono incorreggibili, furbi, difficili, maleducati, dispettosi. Stavano parlando di un figlio, no? Non sai quante ne inventano, hanno un'immaginazione. Dicono solo stupidaggini, Alessio. Grazie per aver riportato qua. Di niente. Wow, con questi li spiavo e poi li sgridavo. Bene. I ragazzi... sono stati e saranno parte della mia vita per sempre. Persino nei momenti più personali non smetteranno mai di esserlo. Sarà dura da superare, Victoria. Non sono sicura di questa decisione, non sono sicura di niente, però... le cose stanno così, bisogna chiudere il collegio. Sono molto gravi le cose che sono successe qui. E io sento di non farcela. Signora, davvero lei si sente pronta a vendere tutto questo? È la cosa più importante della sua vita. Onestamente, anzi, honestly, non mi sento pronta per niente. Molte persone hanno lavorato sodo qui alla Mastery School. Se dovessi nominarli tutti sarebbero tanti e tutte queste persone hanno lasciato un segno. Però comunque non sono preparata né per chiudere la Mastery, la mia adorata Mastery School, né per perdere mio figlio nuovamente. È molto triste, Cosma. È molto triste. Come mi sta bene? Caro Diego, che succede? Non ho buone notizie. Victoria ha deciso di chiudere il collegio. Come? Come? Oh no, non ci posso credere. Ma come? Victoria non mi ha detto niente. Io non so, devo parlare urgentemente con lei. No, tutti dobbiamo parlare con lei. Bisogna fare una riunione generale. Bene, so che la notizia vi ha colto di sorpresa, ma ecco la nostra casa, la nostra adorata e amatissima Mastery School, la nostra casa, la casa di tutti quanti voi, chiude le sue porte. Siamo cresciuti insieme durante questi anni, abbiamo imparato molto, abbiamo imparato ad amarci a vicenda, abbiamo avuto divergenze, a volte molto gravi, ma ci siamo sempre perdonati. Ed è il momento di andare avanti. Come tutti già sapete, per ragioni personali, purtroppo, io non posso continuare con la Mastery School. E così si chiude il nostro focolare. Mi scusi, signora Victoria, io dico una cosa. Dopo tutti questi anni, insieme a lottare, a remare, allora dico, non c'è una soluzione. Che ne sarà di noi, dei ragazzi, dei maestri, dei piccoli cari mostriciattoli? Sì, magari Felipe diciamo che se ne potrebbe occupare per un po', Victoria. Mentre lei invece potrebbe prendersi una pausa per un periodo fino a che non risolverà le sue questioni personali e poi vedremo. Io l'ho già proposto. Mi dispiace deludervi, ma da solo però non posso proprio farlo. Siamo arrivati alla fine. Ho preso la mia decisione. Victoria, adesso che cosa faremo? Mi dispiace. I vostri genitori vi verranno a prendere. Io mi incaricherò personalmente di chiamare ognuno di loro per informarli che la missione della Mastery School è conclusa. Non siete più tanto incorreggibili. Oh, sì. Perché voi chi siete? I miei adorati? Incorreggibili. Ecco, io per quanto mi riguarda volevo ringraziarla per tutta la forza e l'appoggio che mi ha dato e vorrei anche ringraziare tutti
i ragazzi. Uno per uno, per quanto hanno fatto per me. Grazie, Vittoria. Ho imparato molto, davvero, con tutti voi. Io credo che voi siate stati i miei maestri. Io mi unisco a quello che ha detto mio nipote. Vittoria, lei è un'amica e collega insostituibile. So che lei ci sarà sempre se noi ne avremo bisogno e siamo tutti orgogliosi del suo operato. Tutti. Ora mi metto a piangere. Beh, io, Rita, da parte mia, voglio ringraziare specialmente la signora Vittoria, che si è sempre fidata di me, che mi ha dato tutto, che mi ha lasciato essere la sua mano destra, e voglio dirle che da parte mia e di tutti, e quando dico tutti, intendo tutti, se anche lei avrà bisogno di noi, noi ci saremo. Bene, non voglio che ci salutiamo. Sì, è inevitabile piangere, ma non voglio che ci salutiamo così. Voglio che pensiate che c'è un mondo che ci sta aspettando là fuori e che è meraviglioso e che ci riempirà il cuore di allegria e che personalmente voglio ringraziarvi a nome della mia famiglia, ma non solo della mia famiglia, ma anche di ogni pezzo che ha formato la Mastery School, di ogni persona che è dentro la Mastery School. Dentro di voi sapete che non vi dimenticherò e mi riferisco a tutto l'enorme gruppo che siamo. Vi voglio bene e viva la Mastery School! Prego, signori, entrate pure. Controllate dove volete. Qui sopra c'è il bagno. Sì, fate pure. Lo so. Tanto non c'è nessuno, avete già ispezionato. Vada tranquillo. Visto che non c'è nessuno? Allora, ha visto? Non c'era nessuno. È la verità, non c'è nessuno. Bene. Andiamo, ragazzi. Di qualsiasi cosa abbia bisogno, mi chiami. Sono a totale disposizione. A presto, vi auguro un buon pomeriggio. Renata! 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 Oh. Ciao, tutto bene? Sei stato bravo? Ma come sarebbe tutto bene? Che fine avevi fatto? Me lo vuoi dire? Ma come, non ti ricordi? Io conosco questo scantinato meglio di qualunque altro posto. Ah, Renata, dove lo hai nascosto? Dov'è Alessio? Indovina? Non sono dell'umore giusto, mi vuoi dire dove lo hai nascosto, per favore? Era ovvio che non avrebbero controllato di nuovo nel baule. E in più ci siamo illusi inutilmente. Pensavamo che si trovasse nel controsoffitto, invece no. Sì, va bene, ma Renata l'ha portato via. Mi chiedo solo dove l'abbia portato. Dove, mi chiedo io? Comunque, dove? Non possono essere lontani. Non lo so. Dovremmo avvisare i media per far pubblicare la foto di Alessio e di Renata. Non lo so, in TV, nei telegiornali, su internet. Faremo non lo so. Tutto il necessario. Non smetteremo mai di cercarlo. E io lo aspetterò. Perché io mi sposerò con Ma lui. Certo, sì, vita mia. Lo cercheremo fino allo sfinimento, ragazzi, eh? Non abbasseremo la guardia per Alessio. Grazie, no, Guzman. Vale. Bene, adesso basta, basta. Su col morale. Lui si farà vivo perché mio fratello è forte e sta bene. Per favore, siamo positivi. Che vuol dire che vai via, Lucille? Sì, mi sta venendo a prendere mio padre. L'ho chiamato per dirgli quello che è successo con Renata. Ma sì, è giusto che tuo padre si faccia carico di questa situazione, ma tu no. Dove vuoi andare? Vado a vivere con lui finché non riescono a catturare mia sorella e non si risolve questa storia. Lucille, forse ti sembrerò egoista, però non voglio che te ne vada. Sì, ti capisco, ma mio padre ha bisogno di me. Io devo stare con lui, ora più che mai. Sì, ho capito, ma io posso aiutarti, posso starti vicino. Non voglio separarmi da te. Hai ragione, Felipe, ma io mi sento troppo in colpa. Come posso pensare a me stessa in un momento così? Non posso. Non lo so. Ma io
dico, è mai possibile proprio adesso che incontro un uomo che mi ama? A me così come sono, proprio così come sono, succede questo caos con Victoria. Tutti questi anni passati a dedicare la mia vita alla Master School e adesso no. La vita è così. Da una parte ti dà, dall'altra ti toglie. Da una parte ti dà, dall'altra ti toglie. Perché? Perché, mi domando io? Porqua è quello che ci chiediamo. Permesso? Tutti. Che succede? No, ma che ci fa qui? Mi scusi, è il mio ufficio, non so se... Ah, certo, dimmi. Che cosa succede? Perché gridava così? Si sentiva dal corridoio? Stavo meditando, quando medito lo faccio ad alta voce. Anch'io medito, sì. Ah sì? Lei sì, medita? Sì, a voce alta medito. Ah, come me, abbiamo qualcosa in comune, qualcosa. Sì. E cosa medita? Che cosa pensa? Beh, devo dire che ultimamente sto meditando sulla fine di questa fase, la chiusura del collegio, cose del genere. No, non me lo dica. La verità è che sto tanto male, sono distrutta. No, avanti, non faccia così. Quando iniziano nuove fasi, altre devono terminare. Ah, lei dice, si chiude una fase, ne comincia sì, un'altra. Sì, l'ho letto nei fondi del caffè. Ah, ma davvero? Sì. Io bevo il caffè solo per leggere i fondi che restano nella tazzina. Di solito non lo bevo, ma anche io leggo i fondi. Ah, bene, sono contento per lei. Mi ascolti, questa nuova fase io non la voglio cominciare da solo. Ah, non vuole. E che cosa vuol dirmi con questo? Vorrebbe cominciarla insieme a me? Cosa? Lo ripeta, me lo ripeta. Quale parte? Vorrebbe. No, avanti, continui. Vorrebbe cominciarla insieme. Cominciarla insieme a me? Sì. Hai visto, amore mio, che non ti hanno trovato? Adesso resterai qui con me fino a che non potrai uscire. Ma stai tranquillo che quando usciremo andremo insieme molto lontano, lo sai? Dovrai dimenticarti di Luna, perché l'unica luna che avrai nella tua vita sarà quella di miele con me, hai capito? Luna, sono nello scantinato, mi devi salvare, per favore. Non lasciatemi ingannare, io ti amo. Non permettere a mia madre di chiudere il collegio. Povera mamma Victoria, no? Lei è così buona, così altruista. Tutto il suo potere non è servito a salvarti dalla cattiva Renata. Ti manca la mammina, amore mio, eh? Slegami, Renata. Chi ti ha aiutato a trovare la mammina? Ti è costata tanta fatica, vero? Io, ingrato, ti ho aiutato. Non quella scema di Luna che non sa fare neanche la cameriera. Ti ho aiutato io! Così va meglio? Che fai con il mio fidanzato? Niente, il tappo dello champagne gli è finito nell'occhio. Ma sei davvero inutile, vattene! Non riesco ad aprirlo. Che è successo, non riesco ad aprire l'occhio, non lo so, mi è finito addosso un tappo. Senti, è arrivato Marcos, è medico, perché non vai da lui e sì, ti fai vedere? Sì, sì, tu sta tranquilla, continua a fare quello che stavi facendo. Sei licenziata, te ne puoi andare. Slegami. Me lo chiedi così? Slegami. Me lo chiedi così? Dopo tutto quello che ho fatto per te, me lo chiedi così? Renata, per favore, toglimi questo affare dalla bocca. No, così no. Non si dice così. Siamo marito e moglie. Non si dice così. Si dice per favore, amore mio, slegami. Per favore, amore mio, slegami. Sia così per sempre, che bello, che bello! Che dolce suono per le mie orecchie! Ecco, e va bene come vuoi, adesso ti slego. Ecco fatto, ti tolgo questo, però voglio darti io da mangiare. Ma tu stai tranquillo, sì. Stai in silenzio, eh? Aiuto! Alessio! Again.
non mi interessa lo che digan, porque mi vida cambió desde aquel día en que lo vi.